Sono quasi portata a credere che se ci conoscessimo a fondo, dando a questa espressione un significato più vasto e comprensivo di quello che essa ha comunemente, dovremmo far risalire alle nostre bambinaie la responsabilità di gran parte delle zone oscure verso le quali ci sentiamo irresistibilmente attratti contro la nostra stessa volontà. La prima personificazione del male che entrò di prepotenza a turbare la serenità della mia infanzia fu un certo capitano omicidio. Questo miserabile era con ogni probabilità un rampollo della stirpe di Barba Blu, ma allora non potevo avere il più lontano sospetto di una simile consanguineità. A quanto pare il suo nome, piuttosto allarmante, non aveva fatto nascere alcun preconcetto contro di lui, poiché era accolto nella migliore società e possedeva immense ricchezze. Ciò che ammiro in voi, capitano omicidio, è la buona creanza e la prudenza. Perché? No, capitano omicidio, no! Giuro che non vi permetterò un ulteriore sacrificio. Ma via. Capitano! Capitano! Capitano omicidio! Eccovi l'anima, è tutta vostra! Prendetela! Inconfutabile. Ecco il capitano omicidio! Buonasera, capitano! Che caro ragazzo! Sì, il suo nome, piuttosto allarmante, non aveva fatto nascere alcun preconcetto. Non aveva fatto nascere alcun preconcetto. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei di benedetta, benedetta il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori adesso. Oh, capitano omicidio, voi, mi sia concesso di trepidare. Voi trepidate, signorina. Voi trepidate per me, immagino. Quando si ama, quanto io vi amo. Oh, capitano, ahimè, sono ammalata. Mi sia concesso di non resistervi. Inconfutabile creatura. Inconfutabile creatura. Vuota financo ancorché truta. La mia vita, infine, si empie di voi. Signorina, signorina, io ho l'inarrestabile onore, la dolce impotenza di chiedervi sposa. Che capitano omicidio si proponeva era il matrimonio e il soddisfacimento di un certo suo appetito da cannibale con l'aiuto delle carni di tenere sposine. La mattina delle nozze, ai lati della via che portava verso la chiesa, faceva disporre strani fiori e quando la sposa chiedeva: «Capitano omicidio, ma non ho mai visto fiori come questi, come si chiamano?» rispondeva:
contorno per agnellino domestico e sottolineava con un ghigno orribile quel suo scherzo abituale e con un improvviso balenare di denti aguzzi messi in mostra solo allora faceva nascere un dubbio atroce nell'animo dei nobili invitati presenti alla festa nuziale. Si recava a corteggiare la fidanzata in un tiro a sei e si presentava alle nozze in un tiro a 12. Tutti i suoi cavalli erano bianchi come latte, ma avevano sul dorso una macchia rossa che egli si preoccupava di fare nascondere sotto i finimenti. Perché quantunque ogni cavallo fosse candido come latte al momento in cui Capitano Omicidio lo acquistava, ecco che in seguito si formavano quelle macchie. Erano il sangue di una giovane sposa. Quando Capitano Omicidio, a un mese delle nozze, posto termine a feste e banchetti e congedati i nobili invitati, restava infine solo con la sposa, aveva la bizzarra usanza di metterle davanti un mattarello d'oro e una spianatoia d'argento. Infatti, nel far la corte alla futura sposa, il capitano aveva la caratteristica di chiedere sempre se la fanciulla sapesse fare la crostata. E se per incapacità naturale o per difetto di educazione non sapeva cucinarla, dovevano affrettarsi ad insegnarglielo. Dunque, quando la sposa vedeva Capitano Omicidio tirar fuori il mattarello d'oro e la spianatoia d'argento, si ricordava della crostata e, rimboccate le maniche della veste di seta, si accingeva a fare la pasta. Il capitano recava una tortiera d'argento di enormi dimensioni, farina, burro, uova e tutti gli altri ingredienti tranne l'occorrente per il ripieno. Di tutto ciò che era necessario per riempire il pasticcio, il capitano non portava proprio niente, nemmeno una briciola. Caro Capitano Omicidio, caro, che tipo di pasticcio ti devo preparare? Un pasticcio di carne. Un pasticcio? Di carne. Ma caro Capitano Omicidio, carne non ne vedo. Cara, guarda nello specchio. La sposa guardava nello specchio, ma ripeteva che di carne non riusciva proprio a scorgerne. Il capitano scoppiava in una fragorosa risata, poi di colpo, rabuiandosi e sguainando la spada, le ordinava di preparare la crostata. E la poverina lavorava la pasta, lasciandovi cadere grossi lacrimoni al vederlo così adirato. Poi, quando aveva riempito ben bene la tortiera e pareggiato tutt'intorno l'impasto, per rimettervi il coperchio, il capitano esclamava: io sì la vedo la carne nello specchio, la vedo,
Io vedo la carne nello specchio. E la sposina sollevava la testa a guardare nello specchio proprio in tempo per accorgersi che il capitano gliela staccava via netta. Poi egli la tagliava a pezzi, la condiva con sale e pepe, ne farciva la torta e, mandatala a cuocere dal fornaio, la mangiava e piluccava ben bene anche le ossa. Capitano Omicidio continuò così, sempre più bello e prosperoso, finché gli capitò di dover scegliersi una sposa tra due sorelle gemelle, e in un primo tempo non sapeva proprio quale preferire. Una era bionda, l'altra bruna, ma erano tutte e due ugualmente belle. Ma la bionda lo amava, mentre la bruna non lo poteva soffrire e quindi sposò la bionda. La gemella avrebbe voluto impedire le nozze, ma non vi riuscì. Però la notte precedente il matrimonio, siccome nutriva molti sospetti nei confronti di Capitano Omicidio, scivolò fuori di casa senza farsi sentire e si arrampicò sul muro del giardino. Guardò dentro la finestra del capitano attraverso una fessura della persiana e lo vide che si faceva affilare i denti. Il giorno dopo stette in ascolto per udire ogni parola e lo sentì ripetere il solito scherzo dell'agnello domestico. E di lì a un mese il capitano fece spianare la pasta, tagliò la testa alla gemella bionda, la fece a pezzetti, la insaporì con sale e pepe e la mandò a cuocere dal fornaio. Poi la mangiò e ne piluccò le ossa. La gemella bruna si era sempre più insospettita vedendo il capitano affilarsi i denti e poi nell'udire lo scherzo dell'agnello domestico. Messi insieme tutti gli elementi, quando seppe che sua sorella era morta, intuì la verità e decise di vendicarla. Si recò al palazzo di Capitano Omicidio, bussò alla porta, tirò il campanello e quando il capitano venne ad aprire, disse: «Buonasera, Capitano Omicidio!» «Inconfutabile creatura, vuota financo ancor che trova la mia vita.» «Caro Capitano Omicidio, sposa me ora, perché io ti ho sempre amato, ed ero gelosa di mia sorella.» «Oh!» Il capitano credette veramente a questa lusinga, rispose con parolette gentili e ben presto il matrimonio fu combinato. La notte prima delle nozze la fidanzata si arrampicò sul muro e vide che di nuovo il capitano si era fatto affilare i denti. A quella vista lanciò una risata così minacciosa entro la fessura della persiana che il capitano si sentì gelare il sangue nelle vene ed esclamò: «Speriamo che non mi capiti niente di brutto!»
Nel sentir questo ella rise in maniera ancora più agghiacciante. Fu aperta la persiana e il capitano cercò dappertutto, ma ella se n'era già andata di gran fretta e non si trovò più nessuno. Il giorno seguente si recarono in chiesa in tiro a 12 e furono sposi. E di lì a un mese ella preparò la crostata, capitano omicidio, le tagliò la testa, la fece a pezzetti, la condì con sale e pepe, la mandò a cuocere dal fornaio, la mangiò e ne piluccò le ossa. Ma prima di cominciare a lavorare la pasta, ella aveva preso un veleno mortale di terribile potenza, distillato da occhi di rospo e zampe di ragno. E capitano omicidio aveva appena terminato di piluccare l'ultimo osso, che cominciò a gonfiarsi, a diventare nero, a coprirsi di macchie, a urlare. E continuò a gonfiarsi, a diventare nero, a coprirsi di macchie, ad urlare, finché il suo corpo giunse a toccare il soffitto e le pareti non lo contennero più. Infine, all'una del mattino, scoppiò con immenso fragore. Nell'udirlo i cavalli bianchi come latte nelle stalle ruppero le redini e corsero fuori impazziti. Poi calpestarono tutti quelli che si trovavano nel palazzo di Capitano Omicidio, a cominciare dal fabbro di famiglia che gli aveva affilato i denti, finché li ebbero uccisi tutti e fuggirono via lontano, sempre al galoppo. Abbiamo trasmesso Capitan Omicidio di Charles Dickens con Gabriella Savoia e con Enzo Fontana e Giacomo Pera. Consulenza musicale di Piero Violante. Collaborazione tecnica di Martino Gambino. Adattamento e regia di Michele Perriera.